Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento stagionale, Austin, casa di Marc Marquez. Qui ha vinto, se non sbaglio, 7 volte e ha conquistato 7 pole position. E tra l'altro qui ha vinto la sua prima gara in MotoGP nel 2013, era solamente la seconda gara che faceva in MotoGP, e nel 2015, se non sbaglio, fece una pole strepitosa dopo essere caduto, è tornato al box, è ripartito, ha fatto la pole, insomma qualcosa di straordinario. È lui il favorito per il Gran Premio degli Stati Uniti? È chiaro che se guardiamo il passato, se guardiamo quello che è stato capace di fare Marquez con la Honda, viene da dire di sì, è lui il favorito alla vittoria. Lui però la vede in maniera differente, e abbiamo imparato in questi mesi, in questi anni abbiamo imparato che Marc Marquez è molto realista nelle sue analisi. Lui ha detto: a Portimao si è visto che ci sono 3-4 piloti che sono più veloci di me, firmerei oggi per il podio. Ecco, secondo Marc Marquez il risultato migliore che potrà fare domenica in gara sarà il podio. È così? È così come dice Marc? Ripeto, le sue analisi sono sempre state molto oneste e molto precise, quindi verrebbe da pensare che effettivamente, e anche se guardiamo quello che è successo a Portimao, effettivamente il podio potrebbe essere il risultato migliore per Marc Marquez. Io credo però, continuo a pensare, che Marc Marquez possa essere uno dei favoriti, proprio per quello che è successo in questi 2 Gran Premi con la Ducati. È vero che non è stato esplosivo come forse qualcuno pensava che fosse, ma è sempre stato il pilota più veloce con la GP23, e ricordiamo che qui su questa pista l'anno scorso la GP23 stava dominando con Pecco Bagnaia. Poi Pecco Bagnaia fece un errore, cadde e la vittoria andò meritatamente ad Alex Rins, ma comunque Bagnaia stava andando fortissimo. Vuol dire che la GP23 su questa pista va molto molto bene. Ecco, questo è un altro elemento che mi fa dire che Marc Marquez può giocarsi la vittoria. La pista è stata riasfaltata, quindi è una pista, secondo Vinales, che potrebbe anche cambiare in maniera significativa rispetto all'anno scorso. Ecco, io però credo che queste caratteristiche, le caratteristiche comunque della pista, non cambiano. Marc Marquez qui va fortissimo, io penso che lui possa giocarsi la vittoria. Allora, ripeto, lui dice: firmerei oggi per il podio. Ci sono 3-4 piloti più veloci di me. Chi sono questi 3-4 piloti? Sicuramente Jorge Martin. Jorge Martin sta andando in maniera incredibile, 4 gare, 2 sprint e 2 gare e 4 podi, una velocità che è confermata quella dell'anno scorso, alla quale si è aggiunta per il momento una grande costanza di rendimento. Quindi Martin in questo momento è sicuramente più veloce di Marc Marquez, e teoricamente, ripeto teoricamente, dispone di una moto più competitiva rispetto di Marc. Bagnaia è più veloce di Marquez in questo momento? Direi di sì, anche se in Portogallo comunque, quando sono caduti, Marquez aveva una velocità superiore rispetto a quella di Bagnaia, però Bagnaia insomma ha dimostrato nel complesso di essere naturalmente più a posto rispetto a Marquez, anche se le difficoltà del Portogallo sono un po' preoccupanti. Però anche Bagnaia è forse uno di quelli che, anzi è probabilmente uno di quelli che Marquez considera più veloce di lui. Chi possono essere gli altri due? Lui ha detto: ci sono 3-4 piloti più veloci di me. Probabilmente ritiene Acosta più veloce di lui in questo momento. Acosta, che ha superato 2 volte, ricordiamolo, Marquez, una volta in Qatar e una volta in Portogallo. È una Costa in grandissima crescita, una Costa molto convincente nelle sue prestazioni, quindi è una Costa che forse Marc Marquez reputa più veloce di lui. E poi forse c'è Binder, che però è molto altalenante
nel suo rendimento. I piloti Aprilia qui ha sempre faticato, però Maverick Viñales è in grandissima forma. Tra l'altro Maverick Viñales ha spiegato come il problema tecnico del Portogallo sia stato scaturito da un errore umano, da un errore di un meccanico, naturalmente non ha specificato quale, però non ci dovrebbero essere, secondo Viñales, problemi di affidabilità, e Viñales sappiamo quanto è capace di andare forte. Aleix Espargaró in questo momento forse è un pelino sotto, lo è stato sicuramente in Portogallo al compagno di squadra, ma comunque insomma sono questi i piloti che vanno più forte, senza dimenticarsi di Bastianini velocissimo a Portimao. Qui nel 2022 vinse la sua seconda gara in MotoGP e secondo Enea Bastianini quella vittoria rimane la sua più bella di quelle delle quattro ottenute in MotoGP nel 2022. Ecco, questi sono i piloti di cui Marc Márquez ha paura, tra virgolette, ha paura dal punto di vista del rendimento sportivo. Ecco, io però credo, sono convinto che Marc Márquez possa giocarsi la vittoria, ripeto, perché nei due Gran Premi ha dimostrato grandi miglioramenti con la GP23, ha fatto vedere una buona velocità, ha fatto vedere una buona costanza di rendimento, e su questa pista lui ha veramente spesso fatto la differenza. Ecco, quindi io credo che Marc Márquez possa giocarsi la vittoria, anche se forse ha ragione quando dice che non è lui il favorito di questa gara. E questa è la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo Zan, vorrei sapere la vostra opinione.